Spesa chilometri zero, conviene? Penso di sì. I prodotti come sono? Sono buoni, buoni, originali. Presumo ottimi. E i prezzi? Accettabili. Ritengo che la freschezza sia fondamentale e perché penso che tutto sommato, non so, siano più genuini, non so neanche io perché c'è la catena alimentare più corta, diciamo così. Ho visto adesso che indubbiamente rispetto ai prezzi del supermercato sono convenienti. Anche al mio paese è così, sono più buone cose, sono così. 3 miliardi di euro di fatturato nel 2009, questi sono i dati per quanto riguarda i mercati a chilometri zero. Anche nelle nostre valli, anche nei nostri paesi si possono trovare questi mercati. Nell'ultimo anno anche a Bergamo sono incrementati notevolmente i punti Campagna Amica di Coldiretti Bergamo, dove si possono trovare i prodotti direttamente dalle aziende agricole, dal produttore. Oltre che in città, i mercati si trovano il sabato mattina a Clusone, il giovedì a Seriate e varie iniziative la domenica nelle valli. La gente risponde bene. Il consumatore è molto più intelligente di quello che si crede, perciò paragona sempre il prezzo alla qualità del prodotto e questo è il punto di forza un po' delle nostre vendite. Perciò diciamo trova la qualità a dei prezzi sicuramente inferiori a quelli che può trovare nella grande distribuzione. Ci sono dei vantaggi anche per i produttori perché vengono saltate tutta una serie di intermediazioni. Sicuramente sì, è una scelta aziendale, ci sono aziende che per questioni anche di grandezza, di tempo così preferiscono interloquire con i grossisti, con la grande distribuzione, sono aziende magari dimensionate più piccole che quel quid che riescono a prendere vendendo direttamente al consumatore gli permette comunque di sopravvivere e di portare avanti il proprio lavoro che spesso e volentieri è in zone magari anche un po' marginali.